Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo sul nuovissimo, nuovissimo per così dire, Skyrim, la Anniversary Edition, che è una versione uscita l'11/11/2021 per festeggiare i 10 anni dell'uscita del gioco. È una mod che costa 19,99 e richiede non più la versione vanilla di Skyrim, che su Steam non esiste più, ma la Special Edition. Quindi potete comprare tutto il pacchetto a 49,99 oppure, se avete già la Special Edition, prenderlo a 19,99. Ma la particolarità di questo gioco è che festeggia appunto i 10 anni. Io ricordo ancora l'11 novembre del 2011, 11/11/11, data di uscita, la fretta di finire il lavoro, la voglia di arrivare a casa e avviare il gioco. Già, ovviamente, prontamente in pre-download da qualche giorno. È stato un gioco veramente eccezionale e quello che andremo a fare in questo video è andremo a provarlo. Ho fatto la fase iniziale di tutorial e vi darò il mio parere per quanto riguarda la grafica al giorno d'oggi e le nuove aggiunte. Ma prima di farlo, due cose. La prima, ringrazio Bethesda Game Studios perché per l'ennesima volta hanno dato fiducia a Indie Gameplay Italia. Vi ringrazio anche per avermi fornito una copia del gioco, oltre a tutto il supporto avuto per quanto riguarda Fallout 76. E la seconda cosa, vi mostro il Creation Club. Creation Club, che è una cosa interessante perché questa mod, questo DLC, aggiunge al gioco 500 mod circa. E per uno complessato come me, a cui non piace moddare i giochi per paura che si rompano, il fatto che siano già presenti, diciamo, Legacy, mi motiva tantissimo. Allora, qua vedete, ce ne sono anche altre che non sono scaricate. Comunque, in sintesi, posso farvi vedere di base semplicemente il farming. Alcune sono tradotte, alcune no, come descrizione, poi in gioco sarà da vedere, ma non è un gran problema. Si può coltivare, in questo caso, c'è questa mod. Stagioni dimenticate è una nuova avventura nata dal lavoro di tanti creatori. Esplorazione, cavalcature nuove, insomma, cose varie, ambientazioni nuove. Blood Chill Manor è un altro housing, perché vi ricordo che il gioco comunque ha tutti i DLC base, quindi anche la possibilità di avere famiglia, di poter comprare casa. Sono armi alternative a livello di mostri, alternative a livello di armature. Qua ci sono dei veri e propri aggiornamenti, ci sono cose di aspetto modificate. Vedete, tutte in possesso, tutte già scaricate. Le creature nuove, ci sono cose che modificano il gioco, quindi l'accampamento, la possibilità di creare un accampamento, cucinare. Il gioco vi chiede all'inizio se volete addirittura partire con la modalità sopravvivenza dove dovete mangiare e non avete il viaggio rapido, un sogno che io avevo fatto in Skyrim, ma non in Skyrim, ma in Oblivion. Mi ero forzato a usare sempre il cavallo, però era una forzatura, dopo un po' mi sono stufato. Qui c'è il fishing, quindi la possibilità di pescare, quindi di andare a pesca e ottenere varie cose. Sono tutte mod comunque controllate da Bethesda e inserite nel gioco in maniera ufficiale. Armi, mondo, e ci sono un sacco di cose. Altre sono acquistabili con dei punti qua, che non ho idea di... credo siano punti fedeltà, insomma, per espandere, quindi è una genialata perché hanno aggiunto una serie di mod di successo senza problemi di incompatibilità. In più, vi danno la possibilità di acquistarne altre che si integrano perfettamente col gioco. Ma continuiamo la mia partita perché lo guardiamo un attimino, così vi do il mio parere da giocatore che ha giocato Skyrim ai tempi. Questa è la versione Enhanced, in pratica, col DLC appunto dei 10 anni del gioco. Ed è un evergreen dal mio punto di vista, come lo è stato per altri marchi, GTA ad esempio. GTA non ha quasi 10 anni, però ci manca, ne ha 8, ma è un gioco giocatissimo ancora oggi. E Skyrim, stessa cosa. La grafica, che dire? Allora, io vi dico che sono appena uscito dalla grotta, lì in alto, e devo dire che l'acqua è fatta meglio qui che in tanti giochi nuovi. Se dovessi dare un parere alla domanda, come ti sembra invecchiato Skyrim dopo 10 anni? Io vi posso dire che è invecchiato piuttosto bene, per quanto le meccaniche magari siano un pochino più legnose, magari rispetto ad altre, anche se se giocate a ESO non è tanto diverso come modo. Vedete, il vigore è farmato, il tuo vigore totale disponibile cade ed è rappresentato a zona scura nella barra del vigore. Inoltre la fame
Influisce sulla rapidità dei tuoi attacchi e delle tue armi, mangia per ridurre la fame, i cibi cotti ti saziano molto di più di cibi crudi, mangiare carne cruda può causare un'intossicazione alimentare. Ecco, no, volevo farvi vedere solo questa cosa, giusto per... dicevo, l'acqua è fatta meglio che in New World e in tanti altri giochi, insomma, secondo me. No, dicevo, il discorso è che dal mio punto di vista il gioco è invecchiato bene, per quanto sia legnoso, ma bene o male si ama Bethesda anche per il fatto che tante volte non c'è quella plasticità nel movimento, ma lo si apprezza per questo, cioè io amo questi giochi per questo, per l'immersività che donano. La cascata è meglio di un sacco di altri giochi, anche l'acqua, poco da dire. Poi, se dovessi proprio dare un parere, una frase lapidaria, proprio diretta, direi che al giorno d'oggi, con le grafiche che ci sono oggi, è accettabile. I giochi di luce sono eccezionali, ancora oggi. Per quanto riguarda la grafica, possiamo parlare di quello che oggi potrebbe uscire come un buon indie, con una grafica buona. Un buon indie, nel senso che non è una grafica sicuramente al passo con i tempi, per quanto siano state riviste tante cose. Poi, questo è solo l'inizio, adesso ci facciamo due passi, ce lo esaminiamo e andiamo a vedere un attimino. Siamo usciti da Helgen, dovremo andare a Riverwood, ci rigodiamo questo inizio. Hanno rifatto comunque le piante, sono più dettagliate, ovviamente non sono a livello del fotorealismo di altri giochi di oggi, però è senz'altro un gioco che, e questo è il mio parere, merita di essere giocato oggi. Se qualcuno di voi non lo ha mai giocato, e parlassimo dello Skyrim base, quindi il vanilla, senza l'Enhanced, senza questo DLC ultimo per i 10 anni, vi direi che sarebbe molto difficile da giocare, secondo me. Per chi lo comincia oggi, con questi DLC, con questa aggiunta del survival, della pesca, di un sacco di altre aggiunte a livello sia di storia tradotta che armature, cavalcature, diventa un gioco che è giocabilissimo anche oggi, in cui non si sente l'invecchiamento del gioco, del titolo. Qua dovrebbe esserci un fiume sotto, se non ricordo male. Le musiche poi sono quelle... Ci sono poche cose che mi fanno sognare davvero, come sentire la colonna sonora di Guerre Stellari, Una Nuova Speranza, e il tema iniziale di Skyrim. Queste sono sono nelle mie top 10 delle musiche evocative. Qua poi ci sono le pietre guardiane. Può attivare la pietra del mago, una benedizione alla volta, quindi l'accettiamo. Io voglio fare il mago, ed è un gioco che alla fine si può definire anche sandbox, perché potete fare quello che volete, nel senso che qua avete la magia, distruzione, evocazione, recupero, ho questa, possiamo andare a equipaggiarla con il tasto 1 e il tasto 2 del mouse. Adesso io non... Sì, la equipaggiamo col tasto sinistro o destro. Sì. Oh, sono un mago. E più fate una cosa all'interno del gioco, più le vostre abilità salgono, perché vedete, avete la distruzione, avete tutte le scuole di magia, la borseggiare, scassinare, la furtività, l'armatura leggera, l'arceria, le armi una mano, armi due mani, il parare, l'armatura pesante, la forgiatura, potete forgiare anche. Dovrebbe essere stato rivisto anche questo. L'alterazione, il recupero, e poi si ricomincia. Queste sono le abilità. Qua avete invece gli oggetti con lo zaino diviso, poi ci sono mod che modificano anche questo, però questo pare non sia stato toccato. Quindi tanto, poi ci sono tutti gli oggetti con cui potete interagire, e poi la mappa, questo è a grandi linee il menu. Col tasto R mettete via. Ci sono veramente un sacco di segreti nel gioco. Per dirvi, io sono arrivato una volta in una casa in cui ho trovato gente morta all'interno e ho indagato, e c'era tutto un libro da leggere, una storia, tutto tradotto e anche doppiato in italiano, mi ricordo. Col tasto I apriamo direttamente il menu, vediamo se ho qualcosa da poter mangiare. No, direi di no. Vediamo se ho nelle varie qualcosa, c'è tola di legno. No, non ho niente da mangiare, quindi dovrei andare e mangiare qualcosa. Che intanto vedete che il mio vigore, che scende poi quando combattete o fate varie cose, vedete che è sceso ora.
scusate, adesso io vado a fare una cosa, vado a prendere le armi, prendo la spada con la mano sinistra. Mi dà un po' fastidio fare combattere con la mano sinistra, ho sbagliato. Vado, la prendo, la impugno nella mano sinistra, di là, così. Ah, ho due spade, ok. Le magie invece la distruzione la prendo così. Poi potete acquistare al market altre magie. Sono comunque magie interessanti. Ci sono poi le possibilità di alterare, dare buff, debuff. Anche evocare scheletri. Io prendo l'ametista all'interno di un gruppo. Poi si possono tecnicamente prendere anche in mano ed eliminarli. Ok. No, volevo prendere il fungo. Sarà commestibile. Beh. Tanto andiamo avanti col tastare. Le metto via. Mi sono fatto un po' male. No, no, direi di. E arriviamo alla città. Adesso vi farò sentire anche i dialoghi. Poi ci sarà appunto il cavallo da poter prendere. Beh, questo da cucinare deve essere buono. E avevo anche l'arco, ma poi l'arco ha le frecce limitate, quindi. Probabilmente io vi sto parlando come se voi Skyrim non l'aveste mai giocato, però. Che roba. Lì non si può. Di sopra non credo si possa andare. In realtà questo dovrebbe essere un luogo anche piuttosto importante nel gioco, però proprio in tutto tutto non si può andare, però giusto per farvi vedere la mappa è enorme e ci sono luoghi che vi resteranno letteralmente nel cuore, soprattutto Solitude, questa invece è una zona più a nord dove c'è anche l'Accademia di Magia dove io andrò, prima o poi. Markarth, questa è Solitude che c'è adesso anche in Iso, è una città costruita in un ponte naturale tra un'isola e la terraferma. Comunque siamo arrivati. Quello che dovete ricordarvi è che non dovete mai e poi mai attaccare le galline all'interno di un villaggio che vi fanno pezzi. Che è successo? Vuoi nasconderti all'infinito? Ehi, che è successo? Che succede? Qui a Riverwood non vediamo molti visitatori. Hai delle vetrali per me? Questo non c'era. Certo, prendi quello che ti serve. Ma che succede? Cosa ci fate qui voi due? Ma poi mi vende ovviamente. Ah, accetta dono, accetta dono. Una collana d'oro. Dammi la collana d'oro. Un drago distrutto. Cosa? Ok. Un drago? A Helgen. Questo spiega quel che ho visto prima sorvolare la valle da meridione. Speravo di sbagliarmi, di aver visto male. Era un Un drago, drago Edward. qui a Skyrim. Lo Jarl deve sapere se c'è un drago. Dobbiamo avvertire lo Jarl Ok, non ho Balder messo i e poi entrare sottotitoli, li lì e avere tutti i potete soldati che può. Se farai questo per me, ti sarò debitore. mettere. Ok, parla Alvor, Riverwood, parla lo Jarl di Wyvern. Va bene, vorrei comprare una corazza per il mio cavallo. Certamente. No, ma non ho neanche un cavallo, quindi vai tranquillo. Andiamo via, arrivederci. Bene. Sì, E che ci potete sia. uccidere tutti, chiunque, ovviamente, ma non ha senso farlo. Andiamo, voglio farvi vedere come ultima Sono già cosa pronto la ad aspettarci. città di Whiterun, che è veramente stupenda. Cioè, ci sono tante cose che poi anche nella vita mi ricordano Skyrim, quando sono andato a fare un'escursione in montagna, tutto ghiacciato, tutto innevato, e era identico a Skyrim. È proprio rimasto nel cuore come gioco, quindi però. Che le cascate lì, poi arriveremo nella pianura dove ci sono i giganti. Sono proprio cose che tanti altri open world non hanno mai lasciato nei videogiocatori. Quindi, se non lo avete giocato, pensateci perché è veramente bello. Ma soprattutto, io ho 150 ore nel gioco base, nel vanilla, e
moddato pochissimo. A me piacevano le case, quindi magari mi scaricavo qualche mod che mi permetteva di mettere magari una casa in un luogo tipo questo, vicino al fiume. 150 ore ho praticamente giocato senza mai finire il gioco. Sono arrivato quasi alla fine, ma non l'ho mai finito, ma perché ogni volta lo ricominciavo volendo provare altre cose. Ho un'altra razza, un'altra build del personaggio. Vi cambia tanto la vita, come era Morrowind che ho amato e finito, come era Oblivion che ho amato altrettanto. Proprio diverso la voglia di ricominciare, di rifare, di fare altre scelte, di unirsi ad altre fazioni, perché avete poi le fazioni, avete l'Accademia di Magia, la Gilda dei Guerrieri, la Gilda degli Assassini, potete diventare, se non ricordo, vampiri, e anche licantropi, c'è, se non ricordo male, un'espansione interamente dedicata a questo. Quella è la città, poi il problema che hanno un po' tanti giochi è quando da lontano carica delle texture abbastanza di bassa qualità. Qua invece inizia comunque già a vedersi. È totalmente rispettabile come grafica, perché comunque qua la distilleria. Distilleria, trovate della gente che vi vende delle cose, le case sono esplorabili. Lì c'è lo scarico della città, lì c'è la città. Adesso saliremo a Whiterun. Dovrei mangiare qualcosa, dovrei anche andare a prendere, a farmi più che altro il, come si chiama, il fuoco da campo per potermi riposare. Ecco, ricordavi i giganti, infatti i giganti ci sono e ce l'hanno quello. Ah, ma lo hanno ghettato per bene. Bene, bene, bene. Vabbè. Sì, poi ci sono la grafica sicuramente alti e bassi è una grafica di 10 anni fa. Per dirvi, il computer che io avevo nel 2011, che comprai apposta, feci una build per giocare a Skyrim. Oggi c'è ancora, ma non regge più quasi niente, quindi valutate anche quello. Qua vendono i cavalli. Valle di Whiterun. Quello invece ci porta in giro, ci permette di viaggiare. Andiamo avanti. È comunque ripulita come grafica, perché comunque sono, gli effetti di luce sono belli. Le nuvole, ovviamente c'è quella T, la possibilità di aspettare, siamo alle 4:30 di pomeriggio, poi arriva la notte è spettacolare. Anzi, magari, dato che adesso stiamo entrando in città, voglio farvi solo vedere la vista che cambia e arriva quando arriva la notte qui, giusto per farvi sognare un po' come me. Facciamo 8 ore, 7, 8 ore. Inizia sempre ultimo seme, anche Oblivion iniziava ultimo seme, se non ricordo male. 10, 11, aspettiamo ancora un'oretta. Non è. Hai freddo? Ecco, c'è anche il freddo. Dobbiamo andare. Dobbiamo indossare armature con il calore. Ecco, qua ci sono. Non è proprio buissima la notte, però anche lì arrivano in aiuto. Delle mod per scurire ulteriormente la notte. Adesso è nuvolo, quindi non vediamo molto il cielo, però le stelle ci sono. C'è tutta questa la routine dei personaggi che cambia perché tutti si rifugiano in casa. E cioè non siamo qua a dire che Skyrim è diventato una bomba a livello grafico, perché Skyrim era così, è stato leggermente migliorato, pieno di schermo. Se non l'avete mai giocato, io ripeto ancora, delitto assoluto. La città è chiusa per via dei draghi. Sono ammessi solo coloro che hanno impegni ufficiali. Ok. Riverwood chiede l'aiuto dello Jarl. Faresti meglio a entrare. Lo Jarl si Grazie. trova a È stato Draghi. facile da convincere, signore. Ok, faccio vedere l'ultima cosa qua in città. Siamo entrati proprio di notte con la. Sì, poi in realtà si potrebbe regolare la gamma e avere una resa migliore, questo senza dubbio. La maggior parte delle cose grafiche si fanno fuori perché c'è un launcher, sottotitoli li posso attivare, non c'è nient'altro credo qua che si possa attivare. Potrei
possiamo abbassare magari un pochino la luminosità, vedere se cambia qualcosa. Vediamo. Non è cambiato tantissimo, ma va bene. C'è questo effetto un po', se no se non si vedrebbe niente, sarebbe Kingdom Come Deliverance, quindi la sensazione di freddo, vedete che anche la vita sta scendendo, perché comunque c'è quella barra più rossa, la montagna. Lì in alto c'è probabilmente il castello dell'Oria, questa è la giumenta bardata che è una taverna, e quindi qua dovremmo riscaldarci un pochino mettendoci vicino al fuoco. E abbiamo passato. Dovremmo mangiare, bisogna fare attenzione a mai rubare le mele. Cosa posso portarti? Affitto una stanza. So cosa vendi. Getta di sopra della linea del visore, appartengono al venditore. Ok, cibo. Vorrei della carne cucinata, grazie. Grazie. Vorrei mangiare adesso, così ci facciamo passare un pochino anche la fame. Cibo, si è aggiunta la voce cibo, carne cucinata, carota. Mangio la carne e mangio due carote. Ok, vedete che adesso il vigore è risalito e abbiamo mangiato. Poi si potrà andare a pescare, si potrà andare a fare... Io vi garantisco, di cose da fare ce ne sono un'infinità. Anche ad esempio sono qui e posso leggermi il diario di sto tizio e magari ne traggo qualche conclusione. No, forse no. Sì, infatti ho iniziato una quest, adesso se poi volete rallentate il video e vedete, però abbiamo scoperto qualcosa. Così a caso, totalmente vagando e trovando una nota. E calcolate che il gioco è vastissimo riguardo a queste cose da fare. In più calcolate 500 mod che hanno espanso il gioco. Quindi da fare ce n'è. Io vi dico, io non so se lo consiglierei a chi lo ha già spolpato o chi lo ha già giocato. Sicuramente chi non lo ha finito e ama gli open world e al momento nulla lo soddisfa, e chi soprattutto non ha mai giocato Skyrim, vuoi perché non aveva una console, non aveva un PC in grado di farlo andare, questa è l'occasione assolutamente per riprenderlo in mano. Io ringrazio ancora Bethesda per l'opportunità di dare questo titolo e mostrarvelo, e spero di avervi fatto cosa gradita, di avervi portato questo aggiornamento su questa evoluzione. Vedete che qua c'è qualche dettaglio mancante perché stiamo puntando su una zona che probabilmente il gioco non prevede di caricare. Quando usciamo viene generata, però ci sta. Comunque un gioco di qualche anno fa non poteva permettersi sicuramente la tecnologia di ora. Io comunque finisco dicendovi che niente come le serie degli Elder Scrolls mi hanno portato a impazienza nel giocare un titolo, la voglia di giocarlo piano per non finirlo subito, mai nessun altro brand. Quindi io spero che possa uscire un giorno un nuovo The Elder Scrolls, single player ovviamente, un seguito di Skyrim, perché la speranza è comunque l'ultima a morire. Con questo io vi invito a lasciarmi i vostri commenti qua sotto e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Ovviamente anche qui, quest'albero, la sua storia, il suo lore, e lì in fondo c'è lo Yarl con cui andremo a parlare. Alla prossima e ciao ciao.